Eccoci, per chi non ci conosce, noi siamo Annalisa e Marina Durante, siamo due gemelle, lavoriamo insieme e lavoriamo sempre, abbiamo sempre lavorato nel campo dell'illustrazione naturalistica e scientifica, con una, ovviamente anche una grande passione di base per tutto quello che riguarda la fauna e anche la flora e il nostro pianeta. E oggi volevamo fare con voi un disegno abbastanza semplice che è quello del pesce palla e poi terremo uno dei corsi online di Lapis che sarà appunto dedicato al disegno naturalistico e faremo insieme alcuni animali partendo da un insetto, da un che al di là di quello che può apparire è comunque molto interessante e alcuni insetti sono anche molto belli, molto divertenti e poi faremo altri animali, faremo un uccello, insomma cercheremo di dare le basi perché uno poi possa approfondire la propria visione artistica della natura. È una bellissima attività perché ci connette con la terra, con tutte le sue meraviglie e ci permette veramente di imparare a osservare quanto sono belle le creature che abbiamo intorno, perché attraverso il disegno vedremo dei particolari che non abbiamo mai visto semplicemente con i nostri occhi. Quindi è un corso dedicato all'illustrazione e che sia che diventi la vostra professione o semplicemente la vostra passione, sarà un modo molto bello di entrare in contatto con la natura, la terra e noi stessi e anche aiutare il nostro pianeta in questo momento in cui è così messo a prova. Quindi è un corso di illustrazione, ma è anche un corso di disegno per la terra. Ecco, questo è importante per noi. Marina, siamo gemelle molto diverse perché Marina è una scienziata, viaggia in tutti i luoghi incontaminati della terra e ha un approccio con la natura di tipo scientifico, mentre io sono molto più spirituale. Per cui a seconda della vostra natura potrete parlare di più con lei oppure con me. Ecco, volevamo prima dirvi due cose. Prendila, eccolo qua. Sul pesce palla. Sul pesce palla che io ho fatto tante immersioni nella mia vita e l'ho visto diverse volte. Naturalmente ci sono molte specie. Adesso vi facciamo vedere. Anzi no, ve lo racconto, ecco, ve lo faccio vedere così. Questo per esempio è un pesce, è una specie di pesce istrice che vive in Indonesia e che avevo fotografato ed era veramente buffo anche perché ha l'occhio che va da una parte e uno che guarda dall'altra, un po' come i camaleonti. Quello che possiamo dire è che è un pesce morbido, a parte il pesce istrice che ovviamente ha le spine, è un pesce morbido perché praticamente non ha scaglie e questo ci faciliterà anche nel disegno, perché non dovremo disegnare tutte le scagliette del pesce che insomma è sempre abbastanza laborioso. Può essere un pesce anche abbastanza feroce, dotato di una specie di becco, ci sono tante specie, ce n'è un centinaio. È anche schivo e si muove insomma in maniera abbastanza lenta. Non so, probabilmente se qualcuno ha avuto la fortuna di nuotare nei mari tropicali, sicuramente l'ha visto perché poi è abbastanza comune. Si Dunque, dice che ogni tanto i delfini giochino col pesce palla quando diventa, si gonfia. Perché quando è spaventato si gonfia e diventa proprio una palla. Non bisogna assolutamente, se si incontra un pesce palla, farlo gonfiare perché comunque per lui è una fonte di stress. E quindi io sono sempre molto attenta a non turbare l'equilibrio e non disturbare i pesci quando vado a vederli. È talmente bello vederli che e questo va tenuto presente. comunque, queste osservazioni riguardo ai delfini che giocavano palla col pesce palla sono state notate appunto da uno studioso che però ha anche osservato che il pesce veniva trattato con grande delicatezza dai delfini, come se appunto facessero attenzione a non fargli del male. E questa è una cosa carina. Comunque, i pesci palla nel mondo possono pesare da pochi grammi fino anche a 7 kg. Quindi ce n'è una varietà enorme e sono pesci timidi perché non sono veloci nel nuoto
appunto hanno questa usanza molto divertente di gonfiarsi quando hanno paura. Noi ne avevamo uno di acqua dolce in acquario quando abbiamo comprato un pesce grande. Lui si è spaventato ogni volta che gli passava vicino, si gonfiava, era proprio divertente da vedere, però appunto fanno un po' fatica a fare questo, quindi non è un gioco. Poi cosa vi possiamo dire del pesce palla? Beh, io direi che è un pesce in realtà velenoso da mangiare. In Giappone poi riescono a mangiare anche il pesce palla perché ci sono dei cuochi che lo sanno cucinare e riescono a togliere questa parte di veleno che se no ingerita sarebbe letale anche per l'uomo. Velenosissimo, però. Però insomma non credo che sia una cosa facile, devono essere dei cuochi davvero molto bravi. A noi comunque piace pensarlo vivo, almeno a me personalmente, E e quindi adesso andiamo a adesso disegnarlo. inizieremo il nostro disegno insieme. Quindi io devo posizionare senza la telecamera nella maniera corretta e adesso ci proviamo. Eccoci, e poi Federico ci dirà se è corretta. Vi vedo fra un po'. Sì. Intanto vi mando un po' di saluti Ah, che ci hanno grazie. mandato. C'è Patrizia che saluta anche me, la saluto, ciao e Ciao grazie. Patrizia. Ledina che ci seguiva anche oggi pomeriggio. Maria. Bene, dai, ciao a tutti. E Leonora che vi segue sempre. Che Ciao. ci segue sempre. Allora, il materiale che useremo oggi è un materiale abbastanza semplice, nel Come la senso che matita. avremo bisogno di una matita che è in questo momento sparita, comunque adesso la ritroviamo, quindi una matita per fare il disegno, e poi avremo bisogno di degli acquarelli, eventualmente di un phon, ma Quindi. questo per asciugare più Sì, c'è. No. velocemente, e poi Per gli acquarelli noi usiamo questo contenitore, che è un contenitore degli ovetti di quaglia. È molto comodo perché ha tutti i suoi spazietti perfetti. Poi gli acquarelli, questi sono i miei, li tengo un po', a me piace viverli molto appassionatamente, si vede, sono un po'. I pennelli che servono per questo disegno e anche per il corso sono pennelli a punta tonda di questo tipo. vanno bene anche i pennelli Chiedeteci se sintetici? avete qualche domanda, noi adesso vi possiamo rispondere prima di iniziare il disegno. Poi serve questo che è un Ecolin marrone, però non è Seppia. necessario, color seppia, per chi vuole proprio essere. Una tempera bianca e Il un pennarellino. pennarellino nero dalla punta sottile, tipo questo. Questo è quello, la gomma, vabbè, e un temperino. Con questa attrezzatura voi diventerete dei bravissimi illustratori naturalistici, non serve tantissima roba. Questa è la base che poi vi servirà sempre. Allora, Allora, disegno. abbiamo detto, sì, direi il disegno a matita lo fai tu. Ok. Abbiamo detto che la struttura del pesce palla è abbastanza semplice rispetto anche ad altri pesci e quindi inizieremo a fare il corpo. Allora, noi lo disegniamo gonfio perché è più divertente. Lo disegniamo con la vista laterale e molto spesso i pesci, per essere riconosciuti, vanno disegnati nella vista laterale. Noi tra l'altro abbiamo fatto un grossissimo lavoro per la FAO di pesci a china, dove calca un po' di più Anna, perché se no non vedono, e siamo riusciti, insomma, con questo lavoro abbiamo conosciuto a fondo tutta quella che è come sono fatti i pesci. Quindi hanno un Allora, corpo. quindi dobbiamo fare una parte, vai un pochino più lenta perché sennò nessuno ci segue. Ok, allora faremo una parte circolare per il corpo. Questa. Potremmo anche disegnare addirittura quasi una sfera e poi ricordiamoci che adesso qui noi abbiamo calcato, però nel momento in cui voi fate il disegno non calcate perché molte linee saranno linee di costruzione, di conseguenza andranno cancellate. A questa parte
parte sferica aggiungiamo la coda, la pinna, si chiama in realtà pinna caudale. Dopodiché Dopodiché disegniamo un'altra pinna la pinna dorsale, dorsale, la pinna anale. anale sotto, una sfera per l'occhio. Allora, in questo caso non si vedono le branchie, è un pesce che ha proprio fatto di questa pelle morbida proprio perché deve gonfiarsi e quindi è un pesce molto particolare. In genere hanno invece, i pesci hanno invece le branchie, ma in questo caso. L'altra cosa buffa di questo pesce è la bocca, perché è una specie di becco simile a quello di un pappagallo, con cui lui riesce a mangiare crostacei e tutte le cose di cui si nutre. Sono proprio dei dentini, li vedete? Ecco, sono più carini visti di fronte, ma noi li faremo di profilo, però sono comunque dei dentini. Quindi Sì, perché faremo vanno a rompere i coralli, insomma, un... per cui hanno bisogno di un becco una specie di becco fatto in questo molto modo, potente. proprio come fossero un piccolo pappagallo. Poi faremo un'altra sfera dentro nell'occhio, che è la pupilla, e dentro altre due sferettine, che sono i punti di luce che poi lasceremo bianchi. Mangiano anche granchi, conchiglie e crostacei e questo becco serve proprio, che è fatto dai denti messi, diciamo, fusi insieme, serve proprio a rompere le corazze di questi animali e riuscire a mangiare l'interno. Ecco, all'interno delle pinne si disegnano delle piccolissime V allungate. Le vedete? Questa struttura ce l'hanno tutti i pesci, tutte le pinne. Sì, questi sono detti i raggi molli delle pinne. Ecco. Vi chiedo una cosa, se potete fare le riprese con la camera frontale, con una che riprende il foglio, una di voi. Sì, preferisci. Perché così si riesce a vedere più da vicino e Ah, meglio. ok. Ok, quindi io tolgo il cellulare da. Basta che sì, basta che togli la. Sì, lo facciamo in due perché non vorrei Sì, che. perché si vede meglio il disegno proprio se lo togliete Ok, da lì. e qui tolgo il selfie. Grazie. Ok, va bene. Allora lo stacco. Sì, tolgo Poi ricordo che se vogliono provare a farlo anche a casa e poi postarlo sulla diretta. Dovete fare così, e poi noi vi diamo qualche, ve lo commentiamo. Allora, Esatto, io vi sì. racconto come è stato fatto, cioè questo pesce palla in realtà è stato copiato da un povero pesce Ma palla, no. Vede benissimo. sì, che ci era stato regalato da un museo e quindi abbiamo preso spunto da un pesce palla che era stato, diciamo, tassidermizzato. Allora, adesso Però mi raccomando, non abbiamo vanno mai preparato. comprati gli animali Madonna, che noia, che seccati, noia, eccetera. Maria. Allora, prepariamo il colore adesso. Il color marroncino, diciamo, Scusami, della spostiamo parte. questo. Ecco, allora, per preparare il colore, noi, adesso scusate, mi sposto di qui, non guardate. Ecco, allora, per preparare il colore, noi usiamo. Prendere col pennello l'acquarello dai godè e metterlo poi in. Noi qui abbiamo usato un contenitore di plastica degli ovetti di Sì, quaglia, l'ho già che detto. può essere. Ah, l'hai già detto, vabbè, lo ripeto io, che potrebbe essere molto Poi ci comodo. vuole un foglio di brutta, prendiamolo per fare la prova per vedere se il colore. Un foglio di brutta che uno si mette così e fa un pochino la prova di colore. Cioè, la prova di colore vuol dire che l'acquarello deve avere la densità che uno desidera, quindi né troppo forte né troppo debole, questo direi che va bene. Poi iniziamo a dare con l'acquarello il colore nella parte, faccio vedere, alta del nostro pesciolino. Ecco, lo vedete qui.
Allora, cambio pennello perché questo è un pochino grande. Prendo un pennello un filino più piccolo. Prendo il mio colorino. Poi immagino di avere non un pennello, ma una matita in mano e faccio una sorta di contornino, così. Etichetta. Poi prendo solo un goccino d'acqua e faccio un movimento circolare dando anche tanti piccoli colpettini. Questo è il mio modo. Poi la Marina ce l'ha leggermente diverso, però così viene fuori una specie di trama, proprio come se fosse la pelle del pesce palla. Quindi allora, naturalmente se avete domande siamo qua a Grazie. disposizione, con l'aiuto di Federico, rispondiamo a tutto. Allora, il bianco in questo caso noi stiamo cercando di lasciare queste macchie bianche che ha il pesce palla, come bianco foglio, che è sempre la cosa migliore. In alternativa, dipende un po' dalla carta che si usa, in alternativa se cioè per noi è troppo difficile, possiamo fare tutta la parte marrone e poi dopo, una volta asciutto, con lo bagnare le parti, diciamo le parti bianche, i pois bianchi, e con lo Scottes cercare di assorbire il colore. E così dovrebbero, però dipende molto dalla carta. C'è della carta che funziona benissimo, cioè se noi bagniamo delle parti e tamponiamo con lo Scottex tira via molto il colore, altre carte che funzionano meno bene. Comunque l'ideale sarebbe lasciare il bianco foglio. Poi cerco di fare tutti i contorni, bordi in alto leggermente più scuri. Ecco, aggiungiamo un po' di colore nei bordi in alto, in modo tale da iniziare a dare un po' di volume al nostro pesce palla, che di volume ne ha parecchio. Ecco, la pelle della pancia non è così morbida come quella in alto e ha come delle specie di, vedete, guardate di qua, come delle specie di piccole protuberanze leggerissime. Noi le faremo dopo con la tempera. Sì, lì sono state fatte, questa è un po' una tecnica mista, sono state fatte quasi in rilievo con la tempera adatta in maniera materica, ecco. Effettivamente, siccome tra l'altro questa tempera adatta così in rilievo lascia anche un'ombrina, è venuto, direi che il risultato è stato Ecco, adesso buono. prepariamo un po' di tempera bianca. Non è proprio, per chi non ha la tempera bianca può usare anche solo l'acquarello Qui c'è la tempera bianca. diluito, però è un colore talmente crema che. Allora, il disegno naturalistico ha una tecnica assolutamente mista. Cosa vuol dire? Vuol dire che si utilizzano tante materie insieme, che saranno gli acquarelli, la tempera soprattutto bianca, le matite colorate, poi ognuno trova il suo modo migliore con cui ha la resa che gli è più congeniale e quindi userà poi la sua tecnica che diventerà così un pochino più personale. Ecco, per la pancia cerchiamo di bagnare Ecco, bene. giriamo il foglio in modo da avere sempre il polso molto comodo. Abbiamo messo Ecco, lo e scotch. cerchiamo di bagnare, cioè con il pennello abbastanza bagnato. Lei ha messo nel frattempo già un po' di colore, però potete anche bagnare prima tutta la pancia e poi mettere il colore partendo ovviamente dalla parte bassa. Adesso vi fa vedere. Ecco che sono in quelle parti che sta passando, sono quelle dove il colore andrà fatto un po' più scuro. La parte centrale deve rimanere più chiara. Ecco, poi possiamo aggiungere, guarda, inquadra un attimo qui, possiamo preparare un colorino aggiungendo un filino più di marrone per fare un effetto più scuro lungo tutto il bordo.
della nostra pancetta, del pesce palo. Ecco, è più facile usare la mano dando tanti piccoli tocchettini, perché deve venire sempre un senso di morbidezza, non ci deve essere la rigidità nel disegno naturalistico. E se voi vedete, forse può inquadrare un po' più da vicino, un secondo solo, tanti piccoli tocchettini, poi mettendo anche un niente di acqua in più, si amalgama il tutto, il tutto. È venuto che sembra un po' un fumettino questo pesce palla qui, ma vabbè, è un animale un po' così. Noi ne abbiamo avuto uno d'acqua dolce in acquario, era simpaticissimo. Ti ricordi, Marina? Veniva, si era anche addomesticato. Ecco, per quanto riguarda le pinne, anche qui usiamo, inquadra un attimo, un colore cremina molto leggero. È un pesce che vive, non abbiamo fatto vedere le foto, dopo le facciamo vedere, se facciamo in tempo. È un pesce che vive che ha dei luoghi in cui vive, che protegge, perché appunto non è molto veloce. E nella barriera e nei luoghi in cui vive, preferisce conoscere molto bene il suo Sì, territorio. diciamo che i pesci di forma idrodinamica sono fatti diversamente. È comunque un pesce col suo caratterino, non è un pesce. Ecco. Adesso l'occhio ce l'ha di un colore marrone e gli facciamo la. Poi l'occhio, Allora, useremo le matite ricordatevi, qua sì, adesso che per. l'occhio è la parte fondamentale. Qualsiasi, allora, lo è anche nella fotografia naturalistica. Diciamo che sono concesse sfocature, effetti panning, cioè sono quegli effetti nella fotografia quando si vede tutto strisciato, diciamo. Ma l'occhio deve essere a fuoco perché è quello che rende subito vivo. Adesso io sto parlando della foto, ma nel disegno ancora di Ecco, più. poi E quindi noi dovremo, l'occhio andrà curato moltissimo. vuoi andare avanti un po' tu? No, lo faccio io. No, direi che a questo punto lo finisci tu. Anche perché purtroppo non Abbiamo volevamo poco fare, tempo. sì, non abbiamo molto tempo e quindi. Allora, io sto ripassando, nelle vie sto mettendo un pochino di marroncino più scuro, va bene, perché così poi si vede appunto la differenza tra la parte più velata e la parte invece dei raggi molli. Ricordatevi di postare i vostri lavori nella diretta, noi ci teniamo tantissimo perché poi noi siamo molto affezionate ai lavori che fanno i nostri allievi. Anche gli allievi dell'ultimo corso hanno fatto delle cose meravigliose e siamo state felicissime e ce li mandavano sempre, proprio bello, un bel gruppo, ci siamo divertiti moltissimo. Ecco. Adesso gli diamo una piccola fonatina perché così si asciuga. Quindi prendiamo il phon. Scusa, e non va. Aspettate, Non staccare tutto. Adesso prendiamo il nostro pennarellino nero. Ecco, i pennarellini neri sono con la punta sottile, sono molto utili se dobbiamo fare dei particolari come la pupilla. Allora, la pupilla deve essere assolutamente nera, è molto importante questo. E l'altra cosa importantissima è la luce che dobbiamo lasciare nell'occhio, che è quello che rende l'occhio vivo. Ecco, poi in questo caso ripassiamo anche il contorno dell'occhio, perché ok. Adesso prendiamo le matite colorate. Sono qua.
rifinire alcuni punti e dare più forza. Partiamo dalla nostra pancina. Vediamo un pochettino. Movimento circolare, la mano leggera come un'aletta di farfalla. Ripassiamo il becco, cioè scusate, la bocca, insomma la sua bocca che è fatta così. Ecco, poi facciamo bene la punta per fare. No, vabbè, adesso voi fate sempre una punta per questa parte di disegno che deve essere molto appuntita. Ripassiamo anche il nostro occhietto, poi prendiamo questo marroncino e facciamo intorno alle Sì, per dare macchiette. risalto alle macchie bianche e fare un contorno E è anche qua importante. ripassiamo un pochettino tutti i bordi. Patrizia vi fa i complimenti e ci dice che ha un ricordo bellissimo del vostro corso fatto luglio Ah, scorso che ad bello, Ascoli. E sì, ciao Patrizia. Spero che tu poi stia bene. c'è. Sì, dite pure, dite pure. Spero che tu stia bene e abbia disegnato tanto nel frattempo. Sì, ci segue sempre lei, ci segue in quasi tutte le dirette. E poi c'è Ledina che invece richiede se si può sostituire con un abiro il pennarello Sì, sottile. sì, sì. Assolutamente. Mi fai complimenti anche Eleonora che ci segue Ciao sempre. Eleonora. Ciao Leonora. Aspetta, adesso prendiamo un marrone scuro per fare. Aspettate, un grigio scuro anche. Ecco, anche questo colore va bene. Dunque, il pesce palla può essere marroncino, un po' verdognolo. L'importante è usare dei colori naturali, un po' terrei, e non dei colori che siano troppo elettrici. Anche i verdi. Spesso i verdi vanno, quando fate il verde con l'acquarello, bisogna aggiungere un pochino di un colore, di un marroncino terra per renderlo più naturale. Anche qua lo ripassiamo. Anche perché sì, in genere i pesci palla non hanno delle livree particolarmente colorate. E proprio perché sono, insomma, alla fine, al di là del loro potersi gonfiare, non hanno molte difese. Anche se di fatto sono molto velenosi, per cui, però. Persino il pesce istrice, che è quello che avete visto prima, tutto dotato di spine, nella barriera corallina è un pesce molto timido, molto. A me piace moltissimo. Ecco, quindi riprendiamo la parte che era fatta a vivi, ricordate prima? Cioè noi dobbiamo dare un po' di forza alle nostre. Vi saluto e vi ringrazio Ornella, che è stata una, anche Grazie. lei è stata un'allieva. Ah, sì. Che bello risentirle. Ricordiamo che si possono sempre rivedere in qualsiasi momento le dirette che facciamo. Su Facebook e anche sul sito mettiamo i link per rivederle, poi le metteremo su YouTube. Sì, diciamo che questi corsi online hanno di buono che si vedono molto bene i particolari di come si fanno le cose. E uno può rivederli ogni volta che ha un dubbio, quando poi fa i propri disegni. Questo è un valore aggiunto. Ecco, adesso non so, abbiamo ancora 2 minuti, Federico? Per fare le Sì. palline. Per fare le Sì. palline, Ok. allora prendiamo la nostra tempera. Il pennellino deve avere una punta sottile. Questa non è sottilissima, però. Allora, se avete dei pennelli
ottimi, buoni, diciamo, o addirittura ottimi, anche se non sono un 3-0, in genere hanno una bellissima punta. Quindi è meglio avere, secondo me, meno pennelli, pagarli un po' di più, ma che siano dei buoni pennelli, perché se no diventa veramente difficile. Cioè, il materiale insomma, è importante. Si possono comprare anche su Mondo Artista e alcune volte ci sono anche delle buone offerte. Ecco, vedete, io faccio proprio, è molto semplice. Prendo direttamente il colore dal mio tubetto e poi do dei piccoli tocchettini. È anche molto rilassante perché il disegno naturalistico è anche molto rilassante. Ecco, poi andranno fatti, magari non li facciamo tutti perché No, sennò ecco, poverini, infatti ecco, fallini. diciamo che vanno fatti su tutta la La pancia, pancia. poi riprendiamo sempre con la tempera appena appena, non la parte della V, ma quello che resta. Allora, io vedo una domanda sul colore a olio. Allora, in realtà il colore sono due cose diverse perché questi che abbiamo usato, cioè la tempera e l'acquarello, sono colori diciamo che hanno come solvente l'acqua, mentre l'olio no. Quindi forse a fine disegno uno può provare, no, però non deve poi più usare niente. Sì, però Tendenzialmente io direi di no, il ecco. disegno naturalistico, vabbè, noi lavoriamo per editori un po' di tutto il mondo, non è mai fatto olio in realtà, si usa anche Per la china. l'editoria no, poi naturalmente per quanto riguarda la wildlife art sì, ma per l'editoria generalmente non si usa l'olio. Io devo dire però che ho fatto recentemente un lavoro fatto su tavola Ecco, si può aggiungere, scusa di... Marina, si possono aggiungere anche qualche pallina fatta con la tempera, volendo. Anche il nostro becco lo riprendiamo. Adesso da qui probabilmente non si vedrà, però è carino questo effetto materico, come spiegava Marina prima, che la tempera può dare. Ecco, la tempera o anche eventualmente un acrilico bianco. Diciamo che la tempera si può Ecco, poi ritoccare. l'altra cosa che devo dire è che l'olio ha dei tempi di asciugatura lunghissimi. Sì, si possono mettere degli essiccanti, ma comunque non ha, certo, è proprio diverso, ci possono volere delle giornate. E poi vedo che c'è la carta ruvida della Fabriano. Sei più esperta tu, Anna, di carte Ma Fabriano? io mi trovo benissimo con questa carta, Che però però è la carta d'acquarello. va bene. Allora, questa tecnica, diciamo, del disegno naturalistico che utilizza varie cose, cioè sia l'acquarello che la matita, che le matite colorate, eccetera, hanno bisogno di una carta un po' satinata, non proprio quella, diciamo, di acquarello, ruvida, troppo ruvida. Un'ottima carta è quella che adesso Quindi più vi indico. liscia di quella ruvida. In realtà, allora, sulla carta ruvida è più facile dare l'acquarello, a effetto acquarello, perché insomma, è una carta più gestibile. Però se vogliamo fare dei particolari, Questa è un'ottima carta. si Io riesce un po' meno. Quella che usa mia sorella lo è compro il la... blocco molto grande perché costa meno, poi lo Ecco. taglio. È molto conveniente dal punto di vista economico. Che però è, diciamo, non è la carta base, l'F4 della Fabriano, ecco. Però vabbè, Ma insomma, io direi che possiamo sì. anche terminare qui, anche perché forse siamo, Federico adesso ci dirà che siamo, no? Giunti. Va bene, sì, siete. Va Allora, bene? per chi vuole continuare, noi saremo felici, faremo queste 6 lezioni, ma saranno un'ottima Vi base. salutiamo col selfie? E per adesso vi Aspettate, salutiamo. postate poi il disegno sulla Sì. diretta anche voi, così lo rivedono Ok, dopo anche lì. mettiamo sotto la nostra, metteremo il disegno del pesce palla e non so, vuoi che li Sì, salutiamo da salutiamolo. qua? Eccoci qua, così almeno facciamo un saluto più diretto. Nostro E pesciolino, vi col saluta nostro anche lui. pesciolino e niente, speriamo davvero che proviate a farlo anche perché
È abbastanza semplice, insomma, per cui secondo me, e poi si presta anche a essere un po' a caricature, quindi insomma, Sì, è anche un non deve pesce. essere un pesce perfettamente, scientificamente così perfetto, ecco, potete sbizzarrirvi un pochino. Allora, noi vi salutiamo e speriamo di vedere i vostri disegni E a e presto. a presto. Ciao! Ciao!